Perfetto ragazzi, siamo arrivati al video reaction di Milan Sampdoria. Secondo video reaction della decima giornata di campionato. Bene, questo video sarà molto, molto, cioè almeno per me, meglio di quello di prima, perché ho urlato come non ho mai urlato in vita mia. Potete ben capire che già da come avete visto negli scorsi video, questa volta ho urlato davvero tanto. Io spero che il video vi piaccia e vi propongo una cosa. Più like mettete, vi lascio a voi scegliere il numero di mi piace, ma più like mettete e più le reaction saranno più belle. Quindi io vi lascio subito il video, così non vi faccio perdere tempo e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao belli! Vabbè, l'arbitro ha detto Musacchio invece che Musacchio. Su, mannaggia. No, Fabris player. Che sa disperato come ogni partita. Stiamo facendo una reaction a Milan Sampdoria, non so che numero di giornata sia questa. La settima, la sesta, non ricordo, me ne frega un E comunque sono passati i primi 15 minuti. E Scusate non se. è Scusa. già il Milan sta facendo bene, miracolosamente, però va bene. Dai, dai. Vai, corri, Susino, vai, Susino mio, vai! Ho perso la voce. Ti amo, ti amo. Sì, ci voleva tanto a mettere un 4-4-2 con Cutrone? No, che non ci voleva tanto. Ho perso la voce, ho perso tutto. Se perdi la di sto video, ti ammazzo. Sì, perché ragazzi, l'ultima volta è successo che io avevo perso la registrazione di un pezzo del No, video. non si può fare ogni volta così. Dai, cazzo! Perfetto, domani non avrò più voce. Bella questa apertura, vai Susino. Ma guarda come stanno a giocare, vai Susino! Ui, addirittura l'Axalt si improvvisa Sergio Ramos per andare di testa sul cross. Oh mio Dio. E cosa pensi a vedere il telefono, Leonardo? Madonna, vedi la partita, che questa qua è una delle migliori che sto vedendo per adesso, guarda. Sei per cuscino per ucciderlo. Oh, Jesus Christ. Murru. Vai, Vai, Guain. Gonzalo, fai uno dei tuoi gol meravigliosi, dai, forza. Che spacco qualcosa. Già sono per sfondare la porta. Spero che non si guadagni la porta. Comunque, non ve l'ho ripreso, ma è andato fuori a urlare Cutrone, fuori dalla finestra. Porta, l'hai appena pubblicato, non me ne frega un c***o! Dietro, con calma, dai, tanto. Non ho mai urlato così per Servite giù. anche Higuaín, così fa un bel gol, eh. Vai, tira, tira una bombardata, ti prego, fammi sognare. Fai una semirovesciata. Ma sai come urlo si fa? Qua non mi. Cazzo, va bene, dai, dai, dai. Va bene così. E l'è morto dalla mamma, lui a te. Vai Saponara, sei un sapone, quindi perdila. Vai Saponara, sei un sapone, quindi perdila. Dai.
però che cazzo, ma una volta che ripartono in avanti si fanno fregare come i cioloni, ma porca puttana. Dai, che gol di merda che sei. No, ha fatto un bel gol, per carità. Non era facile. Era angolata sì, però diciamo. Ci ha fatto un bel dribbling, ha fatto tunnel. Il problema è passato in mezzo alle gambe di Musa che si è fatto fregare. Cioè vabbè, si è fatto fregare, era angolata. Era angolata, vabbè. Pazienza. Mastrolindo di merda! Suso prende una botta in faccia, gli scoppiasse la mano di. Gli emorroidi. Ma io non lo so. Beh, stanno giocando benissimo, poi deve venire sto mastrolindo di merda che deve segnare. Ma vai a pulire i cessi! Dai, sali. Io ho mangiato pure tanto stamattina, mo sbratto. Ecco. Dimmi sintomi. Ti è già successo il delirio, è successo. Bella, oh, vaffanculo, dagli in giallo, ma è veloce. Oh, mastrolindo, vattene a mignotte! Che comunque non è che ha preso lui il giallo, ma ha preso un altro, che deve fare comunque il bocco. Va bene, sto dai, giocando bene. La Sampdoria è comunque difficile da tenere, quindi non è una partita facile. Ci sta che abbiamo subito un gol, non è che stiamo messi malissimo. Sì, comunque parole del telecronista, e si è visto anche durante le partite della Sampdoria, è stato detto migliore difesa di questo campionato per il momento. Dai, sfruttiamo bene sta punizione, dai. Bene, dai, adesso tanto ti fa doppietta, tripletta ti fa. E te lo butta tre pere, tutte nel culo te le butta. Tutte e tre, una, due, tre, tutte nel culo. E l'ha fatto sul serio, ha tirato verso la porta. Dai, svegliati, che sei l'unico, dai! Forza! Sveglia! Bravo! Oh! Che non posso più urlare! L'arbitro lascia giocare. Ok. E sarà meglio! Sto per incazzare. Vale. Perché il Milan stava ripartendo e si è stato fermato. Che coppia, Gonzalo e Higuaín! Non ho urlato più tanto perché sto senza voce, ma sono felice perché stanno facendo delle azioni favolose. Non siamo neanche più organizzati con il treppiedi, ma vabbè. Fonte sega, vi aggiorniamo se succede qualcosa. E comunque abbiamo preso gol sul 2-1, vi dico Fabri come è stato incazzato. Adesso c'è arrivato Higuaín. Hai sfruttato come al matto, come sempre, però vi aggiorniamo appena c'è qualcosa di nuovo. Non so se avete sentito l'acuto, come è diventato, se è proprio andata a fanculo la voce. Il gol di Higuaín, sinceramente, al terzo, cioè non il gol, che cazzo dico, il gol di Suso, che ha fatto appunto a giro, non è che ho sonato più di tanto, perché comunque me l'aspettavo un gol del Milan in quel momento, perché stavano giocando davvero bene. Quindi, come al solito, la solita questo, giocata alla fine non è successo più nulla di che, tutte le scene migliori le avete viste in questo video. Cosa l'ho detta, la mia voce l'ho persa. Lasciate mi piace per vedere un altro Fabris che sclera per un Milan. Forza. E niente, trovate il canale a fine video più un altro video. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.